nel mio canale o benvenuti nel mio canale io sono valuccia sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio del nostro progetto share e ragazzi nello scorso episodio la nostra è riuscita eh, con <ride> come dire una bassezza alla fine a buttare fuori di casa mm, sua suocera e sua madre e ora qui, ragazzi, sono le 10 del mattino. Lei è in uno stato a dir poco pietoso, come potete vedere. Al punto tale che ora sarà costretta a mollare il bambino per scendere al piano di sotto e sperare di riuscire. Um, insomma, a centrare il vasino, ragazzi, e si farà anche una doccia. Non ha finito di riposare come deve, è affamata. Deve andare in bagno, deve farsi una doccia, ragazzi, è un disastro. Quindi, secondo me, adesso passerà qui. Mentre corre in bagno e dirà Harvey. Um, ci sono i bambini che, che chiedono. Hanno bisogno, insomma, ti prego, vai tu. Corri, io devo andare in bagno, non ce la faccio più. Eh, e lui, ragazzi, sì, certo, arrivo. Vado. Uh, arrivo subito. Eh, ragazzi, anche lui distrutto. Non ce la fa. Era lei che puzzava, nemmeno il pannolino Vieni qui tesoro, culla tuo figlio Eh ragazzi, sì uh, In questo episodio Io vorrei dedicarmi un po' Eccola lì, non dirmelo Te la sei fatta sotto No, hai fatto in tempo, dai, chi è? Oh, oddio, di nuovo all'attacco No tesoro, non ti apriamo nemmeno, guarda Non ti apriamo proprio Non sei andato ancora via da qui No, tu sei tornata all'attacco. No, non mi dispiace tanto. Conoscendola, sì, ragazzi, figuriamoci se non chiede spiegazioni. Ma il film è stato categorico, mamma, mi dispiace. Abbiamo cercato di dirvelo in tutti i modi. Abbiamo bisogno di stare un po' di tempo soli con i bambini. Vi ringraziamo tanto, siete state fantastiche. Però ora è il nostro turno. E lei sta qui sotto, Harvey? Immagino che dica: aprimi subito. Eh, sì. Sta chiedendo se mi piacere. No, guarda, non ci ragazzi, fa piacere proprio. Uh, Linette, come potete vedere. Eccolo lì! No, sta chiamando Tyrion. Eh, aspetta un secondo tesoro. Di base, ragazzi, è triste, ha una sensazione di tristezza. Um, Mista, come potete vedere, anche a felicità, Caro però tuo figlio chiama. Mi dispiace tanto, ma dovete andare? Chi è? Eh no, tocca a Linette Linette tesoro vieni qui Nutri e allatta Perché ragazzi Linette eh, Diciamo mh, Si sente in questo modo Fondamentalmente Immaginiamo sia passato altro tempo Da quando è riuscita a cacciar via Suocera e madre praticamente ehm, E in questo tempo ragazzi Come avete potuto vedere Linette ehm, È a pezzi cioè nel senso è sempre stanca, è sempre molto provata ehm, Al punto tale poi ecco vedete Da essere comunque Sì, ora dice che è per il ciclo mestruale Però eh, immagino anche da avere scatti di rabbia insomma così Perché ragazzi Linette è stressata Ma proprio tanto In questo periodo Ripulisci Non che Arve ragazzi se la passi meglio di lei Perché to ripara, eh, asciuga C'è cioè un sacco c'è sempre veramente tanto da fare, però, ragazzi, Harvey, a differenza di Linette, riesce a gestirla un po' meglio la situazione. Ecco, ora c'è il pannolino sporco e secondo me lei verrà qui. Ehm, si siederà a fare colazione, ragazzi. Sediti qui, tesoro. Mentre lui, vedete, è qui che ripara, asciuga, e a un certo punto, secondo me, si affaccia proprio e dice: Ma eh, tesoro. Mh, ma è dark che sta piangendo? Tutto bene. Tipo? E lei dirà qualcosa del tipo: Sì, guarda, ti prego, um, pensaci tu perché io non ce la faccio in questo momento, Harvey. Quindi ragazzi, lui viene qui ovviamente e cambia il pannolino sporco. E questa cosa di Linette uh, inizia un po', ragazzi, a preoccuparlo perché ecco, lei alterna momenti in cui è estremamente felice. A momenti in cui è proprio out. Ed è anche fisicamente molto provata. Allora, tu stai aspettando fondamentalmente di andare al lavoro fra quattro ore. Perché ragazzi, cosa sta accadendo? Linette sta iniziando ad avere difficoltà, ma proprio difficoltà, diciamo, serie. Uh, ok, oh no, la pianta mucca è andata, io me ne sono accorta adesso. Vabbè, è durata anche troppo ragazzi Vi dico la verità Non è mai durata una pianta mucca così tanto Vai in bagno caro Su e fatti anche una doccia E ti sei beccato pure... Eh certo L'infezione alla vescica E mi pare ovvio eh, Ma è una gioia Dicevo ragazzi Questo ci penso io Perché mi fate una tenerezza incredibile Lynette um, Non sta più riuscendo a conciliare il suo lavoro quindi gli impegni la programmazione il videogioco che sembrano tutte uh, sciocchezzuole no però questo dopo tutto è il suo lavoro con la maternità e voi direte ma perché allora ha cacciato via uh, sua madre e la suocera se ha bisogno di aiuto perché poi fondamentalmente ragazzi si sente um, come posso dire ha dei sensi di colpa comunque, no? Nei confronti dei suoi figli perché. Mico, vorrei venire a te per passare il tempo assieme. Va bene, no, tesoro, guarda, dobbiamo andare al lavoro, ma non ti preoccupare. Prima o poi ci vedremo. Si sente in colpa, ragazzi, perché uh, obiettivamente, nella mia fantasia, ovviamente. Immaginiamo il corso preparto, no? Immaginiamo uh, insomma queste cose qua. E lei continua a sentirsi con. Uh, con le mamme, con quelle donne comunque che hanno seguito il corso preparto con lei e che sono diventate mamme insieme a lei. E ci sono ovviamente in questo gruppo madri lavoratrici che non sembrano minimamente avere le difficoltà che ha Linette, ragazzi, per cui lei si sente profondamente in colpa perché sente di non riuscire a conciliare entrambe le cose. Vai a cambiare il pannolino sporco a tuo figlio. Cioè i gemelli ragazzi poi vedete piangono molto spesso. Cioè richiedono veramente oh. um, molto impegno ovviamente no? E lei ragazzi non uh, sente che non sta riuscendo a dare il meglio di sé in entram cioè, da entrambe le parti. Non è efficiente più come prima al lavoro perché è sempre stanca. Eh, ma non è efficiente nemmeno con i suoi figli come vorrebbe, perché poi arriva a un certo punto che perché magari deve dedicare del tempo al lavoro o perché non ce la fa veramente più, come è capitato poco fa, è costretta a delegare. E questo, ragazzi, la fa stare veramente veramente male. Allora, infuriate, ecco, ti pare? Stringi un legame con le api e poi applica la, la terapia antiacari, caro ti prego. E poi raccogli il miele alla fine. E quindi, ragazzi, non è un periodo proprio sereno, vedete? Continua ad essere furente. Continua comunque ad essere di base triste. Proprio per questa situazione. Perché ci sono questi sensi di colpa che la, la stanno proprio attanagliando. E Arve, ragazzi, si è, si è accorto ovviamente che c'è qualcosa che non va. Ha provato anche a dirle: ma Vuoi che faccia tornare mia madre? Vuoi che chieda a tua madre di venire? Magari wow. soltanto lei. Eh, che l'ha lì, tesoro. Anche l'attacco delle api, ci mancava. Vero? È una gioia, proprio? Ok. Che è qui? Calpestata, ma no! Caro, applica la terapia antiaca riforza. e raccogli il miele e prova a stringere di nuovo un legame con le api. Fallo per te e per noi. Ehm, disputa una lotta con i gavettoni. Davvero, adesso, ma Harvey non mi pare proprio il caso. E quindi sì, dicevo. Mh, e perché non possiamo? È fin troppo a disagio. Eh, beh, certo, ci credo, poveraccio. Eh, voglio dire, ragazzi. Lui ha provato, dicevo, a dirle: Ma dai, ma vuoi una mano? Faccio tornare mia madre. O soltanto anche una delle due, se preferisci. Insomma, no? Però, ragazzi, ovviamente lei. Um, si è sentita. Come dire. L'ha percepita come un'offesa. Subito è scattata con il. Perché cosa c'è? Pensi che non sono in grado di fare la madre, forse? Eh, quindi immaginate, Harvey: No, 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 tesoro, ci mancherebbe. Io lo dicevo per te. Eh, ragazzi, fondamentalmente sì. Non è un momento facilissimo. In più c'è anche Bug, comunque di cui doversi occupare. E diciamo che Linetta a parte il lavoro, non si sta proprio dedicando a nient'altro. O quasi, fondamentalmente, sta trascurando anche Bug, ragazzi, ma non perché, guardate lui! Guardate Harvey, che vorrebbe. Uh, dirle molto più di quello, diciamo. No, che in realtà sta dicendo. È rimasta. Ah, svolta svolto a casa? Ok, ha guadagnato, va bene. Però tace perché fondamentalmente sa che non è il caso di discutere con Lynette in questo momento. Vuoi scrivere sui sentimenti del blog? Sì, dai, ti ci vedo troppo. Anzi, si sfoga nel suo blog, ragazzi. Perché sì, la novità: Harvey ha aperto un blog personale, diciamo, in cui appunto si sfoga. Bel lavoro. E lei magari lo saluta, io vado, eh? E lui sì, ok, va bene, ci vediamo più tardi. Quindi c'è anche una sorta... Tra virgolette un po' di, fred di freddezza tra loro, perché eccolo lì, si sta proprio seccando. Perché secondo Linetto, ovviamente, Harvey non la capisce. Secondo Harvey, invece, lei non si fa aiutare. Cioè, lei si è offesa per una cosa futile. Vedete, madonna, guardatelo ragazzi, perché anche lui ovviamente... Eh, voglio dire, quasi in cavola, no? Ma immaginiamo forse che più che scrivere un blog, ehm, cioè, si sta scrivendo un blog, però magari una cosa tipo in condivisione con i suoi migliori amici, una cosa, non lo so, me la immagino così, e quindi contemporaneamente magari parla anche con loro. Però usano tipo degli... Mh, tipo dei nickname, insomma, no? Non è che... Si sa, insomma, che è Harvey a scrivere, ovviamente i suoi amici lo sanno Però, ecco, lui si sfoga questo vlog E eh, senza dire nulla alla moglie, per ovvi motivi, ragazzi, per ovvi motivi Quindi, caro, fai una cosa, sediti qui Perché dovresti veramente studiarmi un po' di logica Non voglio romperti le scatole Soprattutto, ragazzi, c'è una cosa che Lynette non ha detto ad Harvey e nel frattempo che lui sta qui a studiare un po', io ve la dico qual è. Ecco, lo studio è terminato già, Harvey. Perché Dad sta di nuovo cercando cibo. Quindi, ti prego Harvey, vieni qui, nutri con il biberon. Linet. Uh... Ecco, è pure sbomitazzato, tesoro. Ma no, dai, ti prego. Non renderci la vita proprio un inferno al 100%. Dai, facciamo almeno al 98%. Ehm... Linet percepisce, e ripeto questa cosa, Harvey non la sa, un senso di inferiorità dal punto di vista dell'essere genitore rispetto ad Harvey. Cioè, lei sente che Harvey comunque con i bambini. È molto più a suo agio, se la cava molto di più. I bambini, per esempio, ecco, immaginate la scena. Quando li prende in braccio lei piangono. Quando li prende in braccio lui, ridono. No, queste, co queste situazioni così, ragazzi. Quindi, fondamentalmente, nei confronti di Arve in questo momento prova da una parte un senso di gelosia. C'è una festa scatenata, ti prego. Uh, Christophe, non è il caso. Um, Dall'altra, ragazzi. Si sente in colpa anche verso di lui perché nella sua testa, pessimista com'è, perché vi ricordo, ragazzi, i tratti della nostra Linette e ovviamente lei è pessimista. Pessimista com'è, lei sta iniziando a pensare: Ecco, sono io che non vado bene. Lui. Sì. Guarda... Ecco, vedete, lui gioca con i bambini. Io non ho. Io con tutta questa pazienza invece non ce l'ho Anche se stanco lui la notte si alza Senza borbottare, fare storie Io invece comunque um, Mi lamento sempre Insomma sapete queste Queste piccole Che poi tanto piccole non sono uh, Differenze Che magari possono Che si notano comunque no, In una coppia Quando si attraversa una fase Delicatissima come quella Dell'essere appena diventati genitori O comunque dell'essere diventati genitori Da relativamente poco tempo Considerando che i bimbi ragazzi Non hanno neanche un anno comunque no? Ha Raggiunto il livello 4 di genitorialità Come stai messa tu con la genitorialità? Fondamentalmente ragazzi Ecco anche lei era già a livello 4 Quindi per assurdo È molto più avanti di Harvey no? Però qual è la differenza? Che mentre Harvey ragazzi... Um, immaginiamo eh, ora parliamo proprio del livello di genitorialità per farvi capire il concetto insomma Per spiegarmi meglio io più che altro, non per, tanto per farlo capire a voi um, Immaginiamo che mentre il livello 4 di Arvi ragazzi è stato raggiunto con le poppate, il cambio del pannolino, le coccole, le facce buffe, il parlottare con i bimbi, no? Quello di Linette invece è dovuto fondamentalmente all'allattamento se non Linette, ragazzi, non è così presente. E questa cosa. Ehm, da una parte le pesa molto. Dai, Non ce la facciamo proprio. Dall'altra, ragazzi, ehm, lei sente di non poter fare di più. Cioè, lei può fare questo. Non, non può fare più di questo. E contemporaneamente si sente in colpa. Se nei confronti dei suoi figli. Perché pensa di non essere una, una buona madre, comunque, no? Di non essere all'altezza e tutte le varie paturne mentali ah, che si fa, comunque, appunto, nei confronti di Harvey. Anche perché, vedete, è un, proprio un continuo. Quindi coccola, car cullalo poi. E quindi, ragazzi, si sente incompetente? Inconcludente? Non all'altezza? Scusate, insomma, i termini che volete, che vi piacciono di più. Anche perché poi Harvey sta tutto il giorno con i pargoli. Fondamentalmente. Lei ci sta meno tempo. E quindi. No, Vanessa, scusami, ma non ce ne frega niente, non sappiamo neanche chi sei. E quindi, fondamentalmente, sente che dovrebbe avere molta più voglia di stare con i suoi figli. Ma questa voglia, ragazzi, ehm, purtroppo è molto carente. Sono ragazzi le 6 e un quarto di mattina, come potete vedere Lynette è ridotta in questo stato. Harvey è ridotto in questo stato. Ma ovviamente chi si alza per andare dai pargoli, ragazzi? Ma Harvey! Quindi vieni qua, caro mio. Qui c'è. Cambia il pannolino sporco e qua sicuramente nutri con il biberon. Lui, ragazzi, neanche la chiama Lynette. E non è che lei non ha sentito i suoi figli, eh, ragazzi, li ha sentiti e come? Al punto che stanca del fatto che non può comunque riposare come vorrebbe, va giù e si fa una doccia. Butterà il cibo avariato, ragazzi, e poi prenderà degli avanzi e si siederà qui. Attenzione, non è che Lynette non ami i suoi figli, ragazzi, non è assolutamente questo. Uh, ciò che deve passare no diciamo da, da questa situazione è che purtroppo mh, non, uh, non c'è fa... appunto momenti in cui è stressata momenti in cui è felice momenti in cui uh, è arrabbiata e momenti in cui il figlio piange proprio in modo isterico e lei Harvey ti prego Tirion sta piangendo lui Sì, tranquilla tesoro vado io però ragazzi vedete è questa la faccia di Harvey? Lui vorrebbe dirle qualcosa, però ogni volta che ha provato no ad affrontare l'argomento, um, purtroppo non è mai andata a finire bene. Lavoriamo da casa, anche per ovvi motivi, ragazzi. E lui verrà qui e prenderà gli avanzi e si siederà qui. E secondo me, ragazzi, mentre si sono così, no, incrociati, che lei ha detto: guarda, vai su. Perché c'è Tyrion che sta piangendo, io devo fare colazione, ha aggiunto. Secondo me, devo mangiare velocemente qualcosa perché poi il lavoro mi aspetta e devo ancora fare gli incarichi di oggi che mi sono stati assegnati al lavoro. Devo provare un nuovo videogioco. Quindi non ho tempo. E lei, prima però, che possa, no? Magari immaginiamo rimanga seduta qualche altro secondo, lui ragazzi secondo me prova ad affrontare l'argomento. Lui le dirà qualcosa del tipo conversazione profonda. E le dirà, senti io, tu sei una donna di mondo e io lo so, l'ho sempre saputo, è quello che mi ha fatto innamorare Lord. di te. Però Lynette, c'è qualcosa che non va... Mi sembri, non lo so, assente, hai frequenti sbalzi d'umore in questo periodo. E lei? Ma che cosa dici? Va tutto bene? Ok? Piuttosto sei tu che hai qualcosa che non va per caso? Sta dicendo lei? E lui no, io... tutto bene, insomma, non... non ho problemi. Questo... Eh, mettiamolo qua. È che sono preoccupato per te. E lei, secondo me, ragazzi, una frecciatina un po' gliela lancia, no? Cioè, ecco, uh, dirà, oddio, guarda, Harvey, prima dirà, devi ricordarti di buttare l'immondizia, non senti che c'è una strana puzza, no? E poi, tipo, lancerà la frecciata, ecco, tipo, menti sulla carriera. Mm. E dirà qualcosa del tipo: Beh sì, scusami, Harvey. Se non tutti lavoriamo da casa, come puoi permetterti di fare tu? Eh? Non è che bisogna essere tanto teatrali, ma c'è chi è costretto ad uscire di casa per andare a lavorare, ok? E ti assicuro, mamma mia, tesoro! Perché? Perché mi fai ste facce? E ti assicuro, guarda, che col traffico che c'è là fuori, eh? Neanche una gara di motocross è così stressante, guarda Comunque tu che cosa ne sai? Tu guadagni facile stando a casa, no? Ecco, e eh, la frecciata c'è stata, ragazzi Fine del eh, discorso Per cui lei viene qui e mm. Gioca una partita Maledizione del genio E lui, ragazzi, lascia correre perché L'ha capito che sua moglie fondamentalmente è solo tanto stressata in questo periodo non vuole litigare, però obiettivamente ragazzi lo vede. Sarebbe impossibile non accorgersi uh, del fatto che Linette è lontana dai figli. No, vabbè ragazzi, dai, poi ripara. Ed è questo fondamentalmente, no? Così trascorrono le loro giornate ragazzi. Lei si dedica al lavoro, perché sì, sembra che stia solo qui a videogiocare, a perdere tempo, ma questo è il suo lavoro ragazzi. Quindi lei sta qui. Che videogioca Mentre lui ragazzi deve fare tutto il resto Deve occuparsi dei figli Uh giù il livello 9 di giardinaggio Bravo Harvey Livello 9 di giardinaggio e la pianta mucca però è andata Eh lo so che dobbiamo fare Che dobbiamo fare ragazzi Ce la terremo così fino a che non ne troveremo un'altra Dicevo lui ecco si occupa comunque del lavoro Perché anche lui non è che annaffia le, le piante Ragazzi per hobby obiettivamente no Eh però voglio dire Fatelo capire a Linet. Questo lo sostituiamo e infatti poi eh, eh, arriva, arriva che è finito e avrebbe bisogno di rilassarsi ma ragazzi chi ne ha il tempo? Quindi vieni qui caro mio ed estirpa le erbacce. E in tutto questo, se ci avete fatto caso, Lynette si è alzata, si è lavata, ha fatto colazione, si è messa qui davanti ma non, ha, non è neanche passata in stanza a salutare i suoi figli. Ma ripeto, questo non perché è una cattiva madre, ragazzi. Perché vedete, è in questo stato. Sempre, lei è... alterna questi stati qua. Molto energica, in cui ha tanta voglia di fare. E momenti in cui, ragazzi, non ha proprio voglia di fare niente. E Darvey inizia ad essere preoccupato da, da questa situazione, comunque, no? Uh, elimina la pianta morta. Che peccato! Vai! Inizia veramente ad essere preoccupato, butta via. Perché insomma, dal suo punto di vista tutto ciò non è normale. Raccoglie il miele e stringe il legame con le api. E lui, ragazzi, appunto, dicevo, deve far tutto, preparare i pasti, occuparsi di Bug, eh, occuparsi dei gemelli, mandare comunque avanti la casa, riparare cose rotte e lei invece in questo momento si limita a lavorare. E ovviamente lui deve anche fare quello, deve anche lavorare. Quindi aggiungi la lavatrice, poi caro mio, quando è fatto. E dire che non li pesi, ragazzi, sarebbe una bugia. Perché inizia a pesare. Questa situazione qua. Cambia il pannolino sporco. Mentre lei è qui, ragazzi. E non è che va a lavorare, insomma, nell'immediato, perché va a lavorare fra sei ore. Il videogioco è completo, ha finito di fare quello che. In teoria dovrebbe fare, però, ragazzi. Ehm, la situazione è questa. Lava il bucato. E quando Harvey prova comunque ad affrontare l'argomento con lei, avete visto comunque il modo in cui lei si rivolge, no? <sussurra> e anzi, vi dirò di più che secondo me, Potato. Bene a Poi, e cullalo. Che secondo me lei. Dopo aver terminato qui, lascia fare tesoro. Se ne va al piano di sopra. Vediamo se può. E proverà a esercitarsi nello yoga. È agli inizi, ragazzi, perché le avevano consigliato di farlo in gravidanza. Ma figuriamoci se l'Inet. Ecco, infatti, appunto. A me l'ha dato ascolto comunque no? a chi mm, le diceva di fare questo tipo di attività. Ma ora che è estremamente stressata, ragazzi? Eh sì, ce lei in mezzo al pelo, vero Arby? Hai ragione? Hai ragione, caro. Tesoro, i bambini piangono, sta dicendo, non vorrei interromperti. E lei, secondo me, è scocciata più che mai, ragazzi. Sì, certo, va bene. Vai. Come, come fra virgolette, fa un po' i capricci, ragazzi, un po' come una bimba in questo momento. Certo, certo. Vai, per carità! Ragazzi, eh sì. Devi anche inviare l'articolo, caro, quindi devi anche darti da fare. Lui è distrutto! Sono... Cioè, mezzogiorno, è quasi luna e lui è distrutto, ragazzi. Non ce la fa già più questo poveraccio. No, però dobbiamo fare l'articolo per la sovvenzione. E eh, inviare la proposta di sovvenzione, Arvi, vai. Mentre ragazze, ragazzi è qui invece Eccola lì l'altra che arriva all'attacco No tesoro guarda non è proprio il caso in questo momento Vai dal dottore piuttosto se non stai bene E io ragazzi direi che a questo punto noi possiamo fermarci qua Per questo episodio Io ora andrò avanti un attimino off camera Perché vorrei quantomeno far ottenere a Linette la sua promozione però, ragazzi, vista la situazione, secondo voi, cos'è che sta capitando all'Inet? Nutri, prova a nutrirli entrambi. E cosa fareste voi se foste al posto di Harvey? Come dovrebbe affrontare Harvey questa situazione? Fa bene a preoccuparsi, ragazzi, per l'Inette? È un'esagerazione la sua... Uh, come fa soprattutto questo poveraccio ragazzi a non uh, sclerare di brutto? Questa sì che è una bella domanda. È diventato buon amico di Harry. Mico, no tesoro, che fame. No, non è il caso. Quindi sì ragazzi fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Intanto la nostra si esercita nello yoga. E io direi che noi con il nostro arve ragazzi che non ce la fa più perché è veramente distrutto e sfatto. Possiamo fermarci qua per questo episodio, Harvey, facci vedere um, quanto sei in forma. Eccolo eh? qua. T'ho distrutto. E ancora tutta la giornata davanti. Non so come farà questo poveretto. Però, ragazzi, sì, noi ci fermiamo qua. Fatemi sapere davvero cosa ne pensate perché sono curiosissima, Harvey se la farà sotto, perché um, anche sì, purtroppo. E, um, sì, ditemi cosa fareste voi al posto di Harvey. Sono curiosa. Quindi, ragazzi, se il episodio vi è piaciuto, Mi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi. programmazioni del canale, per e link al canale dei miei amici youtuber. Trovate, ragazzi, il link al forum di Sin Saga, mi raccomando, andate e iscrivetevi. E anche il link al sito della mia amica Tati Sim. Eccola qua, eccolo. Bella così, Arvey, dal quale potete, eh, potete scaricare comunque tutte le sue creazioni. Ti prego, asciuga sta pozza, perché è una cosa indecente. E questo è Arvey, ragazzi. Quindi sì, che dire, non vi fa appena questo poveraccio? Perché a me è tantissimo, vi giuro, non... vederlo così mi fa star male, ma proprio tanto, perché è molto imbarazzato, ci manca solo il coccolone. Harvey... Sì, tesoro, sei tu che puzzi in questo modo, povero. E quindi ragazzi, che dire? Io vi auguro una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando ovviamente come sempre al prossimo, ormai lo sapete più che bene, sul Sul Simmers. Uh, uh. Oh. E non uh. Oh, Shubinda.